Cari sportivi mazzaresi e non, benvenuti allo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo per questo big match valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza. Girone A Sicilia, si affrontano qui allo stadio Nino Vaccara Mazzarese contro Agragas. Cominciamo a leggere subito le formazioni, iniziando dai padroni di casa della Mazzarese. In campo con Furnari, Benvegna, Gemmè, Secum, Giardina, Russo, Lupo, Mistretta, Testa, Galfano e Giordano. In panchina D'Ippolito, Meo, Fragapane, Corso, Perrone, Angileri, Erbini, Spar, Di Giuseppe, allenatore Ignazio Chianetta. Gli ospiti, l'Agragas in campo con la maglia celeste, bianco-celeste, con Elezas, Locascio, Baio, Caccetta, Cipolla, Barrera, Semenzin, Carufo, Pavisic, Mansur, Vizzini. A disposizione di mister Nicolò Terranova, Sansone, Mannina, Noto, Briones, Noto, Dall'Oro, Neri, Bonanno e Vitelli. Arbitra il signor Rosario Zangara della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Arturo Artellini della sezione di Ragusa e Giuseppe Di Marco, sezione di Palermo. Ricordiamo, ecco, squadre già schierate al centro del campo, l'arbitro ultimi controlli, pronti per partire. Ricordiamo le due squadre, insomma, in classifica: Agragas 22 punti, Enna 18, Mazara 17, e poi c'è un trittico dove vi è appunto la Mazzarese, 16 punti, insieme a Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca, e poi a seguire le altre formazioni. Poi ovviamente durante il corso dell'incontro appunto parleremo anche di qualche altra informazione relativa a questo campionato di eccellenza, girone A, giunto alla nona giornata di campionato, big match, ripetiamo, qui allo stadio Nino Vaccara. Partiti in questo momento, palla per l'Agragas, la Mazzarese si è in campo con una maglietta inedita, diciamo di color nero, però ovviamente con i colori giallo-rossi ben visibili. Adesso la Mazzarese in avanti, e l'Agragas, squadra prima in classifica, che comincia in avanti. Ricordiamo anche qualche statistica, intanto diamo Locascio in avanti, Jamè porta in avanti ancora, e l'Agragas è tutta nella metà campo della Mazzarese, e Barrera insomma in fallo laterale, si riprenderà con un fallo laterale da parte del numero 17 Russo e il numero 10 Mistretta. Ricordiamo, 4 reti in campionato, è il cannoniere della Mazzarese, mentre dall'altra parte c'è l'argentino Pavisic, capocannoniere del campionato, con 7 reti. Si riprende con Lupo, rimessa laterale per Lupo, cerca un uomo, lo trova in testa, ma è ancora la Mazzarese con Mistretta, cerca un varco e allontana Caccetta ecco Pavisic in avanti, ma e Giordano prima, e poi pallone ancora in avanti per Mistretta. Adesso la Mazzarese in avanti nella metà campo, bel cucchiaio per Russo, cerca di incunearsi Russo in avanti, viene fermato, si lamenta per una trattenuta da parte di un difensore bianco-celeste, però insomma per l'arbitro, il signor Zangara di Ragusa, è tutto regolare. Si riprenderà con la rimessa dal fondo di Elezas, del portiere dell'Agragas. L'Agragas, ricordiamo, prima appunto con 22 punti, è la capolista, insomma tentativo di fuga. Nel suo
diciamo, per quanto riguarda le statistiche, l'Agragas è la squadra, insomma, con maggiori vittorie, 7 vittorie, un solo pareggio e 0 sconfitte, così come anche la Mazzarese, 0 sconfitte, però la Mazzarese ha inelato 4 vittorie e 4 pareggi. I gol, per quanto riguarda i gol, insomma, l'Agragas è un'autentica macchina da gol con 23 reti, subiti soltanto 1, invece la Mazzarese, gol fatti 12, subiti 3. Ovviamente due moduli diversi, quelli di Ignazio Chianetta e di Nicolò Terranova, avanza la, però il guardalinee giustamente segnala la posizione di offside da parte appunto di un attaccante della formazione ospite. Si riprenderà con Russo ancora indietro per Benivegna, avanza il numero 4 Caccetta, Vizzini c'è Caccetta, l'arbitro ravvisa un fallo su, crediamo, il numero 11 Vizzini. Anche lo stesso Caccetta, insomma, ha lamentato qualcosa. Vediamo che vi è anche un gruppo di tifosi, insomma, abbastanza rumoreggianti dall'Agrigento, dell'Agragas, da Agrigento, proveniente da Agrigento, assiepati appunto nella gradinata. Adesso il numero 8 Garufo sul pallone, quando siamo al quarto minuto. Calcio di punizione per l'Agragas. Si cerca appunto di tenere alti gli attaccanti dell'Agragas da parte dei difensori della Mazzarese. Pallone in avanti a cercare il secondo palo, ma pallone lungo, e quindi si riprenderà con la rimessa dal fondo per gli ospiti, per l'Agragas, allenata appunto da Mazzarese Nicolò Terranova, che qui è stato accolto anche con un applauso da parte dei tanti tifosi mazzaresi. Terranova ha militato per anni nel Mazzara, cresciuto nel vivaio del Mazzara, poi ha fatto anche esperienze da allenatore a Marsala, Canicattì, anche in Calabria col Castrovillari, insomma diverse, prima di arrivare appunto ad Agrigento, quindi ad allenare l'Agragas. In avanti ancora Caccetta, in avanti, ma è bravissimo Furnari a capire le intenzioni del cross, quindi pallone in avanti e riparte Lupo, pallone per il giovane Russo. Russo cerca di servire Mistretta, fermato Mistretta, è sempre Russo che in questo momento, insomma, molto impegnato su questa fascia, si gioca molto su questa fascia appunto di attacco di destra della Mazzarese. Mazzarese che, ripetiamo, è un completo inedito nero con e guadagna un buon calcio di punizione da posizione, insomma, da buona posizione. La possibilità di scodellare al centro, probabilmente sarà il capitano appunto Secum a incaricarsi, come del resto avviene quasi sempre, di questo calcio di punizione per cercare le punte, soprattutto testa in stretta, ma non solo, insomma c'è anche Jamais in aria, il difensore Jamais, un buon colpitore di testa. Vedremo gli sviluppi di questo calcio di punizione decretato dall'arbitro Zangara a favore della Mazzarese. Due uomini in barriera per l'Agragas, parte invece Mistretta, pallone, insomma, centrale, però insomma attraversa l'intero specchio di porta, pericolo, però l'arbitro ha ravvisato un qualcosa, forse un fallo, un'irregolarità, e si riprende con un calcio di punizione per l'Agragas che viene in avanti. Jamais controlla, poi perde il pallone, però viene avanti l'Agragas,
Semezin, l'argentino, sono 5 gli argentini por cross basso e rinvia Benivegna. Sono 5 gli argentini fra le file dei biancocelesti, la formazione biancoceleste, 2, anzi 3 sono in campo, schierata di Barrera, Semenzin e il centravante Pavisic. Caccetta di testa, tenta, però il pallone era alto, quindi tutto tranquillo appunto per la rimessa appunto della Mazzarese. E ricordiamo poi gli altri due argentini, Briones e Dall'Oro, altri due argentini in panchina, mentre il numero 10 Mansour, napoletano però di origini marocchine. Ancora la Mazzarese che perde per un pallone, attenzione perché insomma l'Agragas è una squadra abbastanza temibile, d'altronde le statistiche che vi abbiamo già citato insomma parlano di una squadra che è un'autentica corazzata. E l'arbitro il guardalinea invece assegna questa rimessa laterale per l'Agragas. Siamo quasi al nono minuto, le squadre insomma vari capovolgimenti di fronte, una partita insomma con un buon ritmo. Ovviamente la posta in palio è davvero alta perché ricordiamo l'Agragas è prima con 22 punti, la Mazzarese è quarta, 16 punti insieme a Don Carlo Misilmeri e insieme all'Unitas Sciacca, e quindi non vuole perdere altri punti preziosi per quanto riguarda i vertici della classifica, mentre l'Agragas non vuole certamente perdere il suo ruolino di marcia. Adesso bravo Mistretta, questo cambiamento di fronte, però fa scorrere troppo il pallone Giordano. Comunque l'idea di Mistretta, quel cambio di gioco quasi a occhi chiusi, ecco, molto bello Mistretta, insomma un giocatore che è un fantasista, che è arrivato stagione in corso, però ha dato certamente mostra di sé già a partire dal derby, quando la sua entrata in campo certamente svegliò la squadra giallorossa che era sotto di 2 reti, e alla fine quella partita venne pareggiata grazie appunto allo scossone dato dal fantasista, che però insomma poi è stato autore di altri gol in campionato. E certamente oggi Chianetta gli ha voluto dare il giusto merito schierandolo fin dall'inizio, un giocatore esperto. Quindi adesso si riprenderà con la rimessa del numero 3 Baio. L'Agragas a partire dal basso, pallone in avanti, Secum, controlla Secum, pallone fornito a Giordano, pallone in avanti, ancora Secum, buona la finta di Secum, cambia gioco per il giovane Russo, pallone al centro di Russo, buon pallone però insomma forse troppo lento, fa buona guardia difesa dell'Agragas. Comunque un buon momento per la Mazzarese con Lupo, Lupo porta il pallone, Lupo riceve il fallo e guadagna un calcio di punizione. Lupo è un giocatore esperto, insomma certamente sciutava anche la possibilità appunto di poter avanzare palla al piede, magari sperava anche in un fallo in modo da guadagnare un calcio di punizione. Ricordiamo dove la Mazzarese è abbastanza temibile, quindi con Capitan Secum quando siamo al 12° minuto, sempre 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Agragas. Secum alla battuta, Secum, pallone corto però deviato dai difensori dell'Agragas, calcio d'angolo quindi per
la Mazzarese. Calcio d'angolo sempre battuto da Seccum, è lui che si occupa dei calci da fermo, quindi Seccum calibratissimo, è molto pericoloso. Adesso Mistretta, pallone in avanti verso Seccum, pericolosissimo questo pallone della Mazzarese che adesso è in avanti, sta producendo un'azione offensiva prolungata la Mazzarese e l'Agragas ha difficoltà a uscire dalla propria metà campo. Ancora la Mazzarese in avanti, pallone verso testa, il guardaline ravvisa però un fuorigioco. Quindi si riprenderà con l'Agragas che sta subendo in questa fase l'iniziativa della Mazzarese. Pallone pericoloso messo da Seccum al centro aria, per poco non veniva deviato in rete. Ha corso un grosso rischio l'Agragas che adesso cerca di uscire dalla propria metà campo, aveva iniziato bene la squadra ospite. E poi la Mazzarese, insomma, in questi ultimi minuti è andata in avanti. Adesso ancora Lupo. Lupo. Lupo, insomma, centrocampista di mestiere. Ancora Lupo. Tenta una battuta. Lupo di collo, però, insomma, la palla non impensierisce, il pallone impensierisce Elezas. Quando siamo al 14esimo, la prima conquista può essere annoverata fra la prima conclusione a rete della partita, al 14esimo fra Mazzarese e Agragas. Ricordiamo il punteggio ancora sullo 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara. Noi vogliamo ricordare che l'incasso di questa partita per volontà della dirigenza della Mazzarese, del presidente Giacalone, è devoluto a un mazzarese che abita nel centro nord, Vito Bono, che necessita di un importante intervento agli occhi, appunto per recuperare la vista, per una appunto malattia che lo ha reso cieco, e quindi il suo appello è stato raccolto dalla città di Mazara del Vallo, in particolare appunto dalla Mazzarese, con questa iniziativa per la raccolta insomma fondi attraverso l'ingresso allo stadio, quindi il biglietto devoluto a favore di questo cittadino mazzarese che necessita di questo intervento importante in Spagna. Intervento dal costo di circa 50.000 euro più ovviamente tutte le spese, quindi insomma una grande iniziativa di beneficenza, un grande applauso alla Mazzarese e ai cittadini mazzaresi che appunto che hanno aderito all'iniziativa. Si riprenderà il gioco con pallone verso Furnari, portiere della Mazzarese. Furnari alla rimessa, pallone in avanti, l'arbitro ravvisa un fallo, su Galfano, sul numero 24 Galfano. La Mazzarese che riprenderà il gioco quindi con un calcio di punizione, sempre con Seccum verso Giardina, Lupo in avanti verso Giordano, bel pallone di Giordano, ma pallone lungo, controlla Elezas, il portiere dell'Agragas. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per gli agrigentini. Dopo i primi minuti, insomma, con un buon ritmo, adesso la partita si è abbassata un po' di intensità. Adesso anche un problema al un pallone di gioco, e quindi si riprenderà con questa rimessa laterale
per l'Akragas, quando siamo al 17esimo, ricordiamo il punteggio 0-0 fra Mazzarese e Akragas allo stadio Neobaccara. Adesso sbaglia l'Akragas con la rimessa, insomma una disattenzione che per poco non ne approfitta la Mazzarese, insomma, per cercare il vantaggio. Davvero una disattenzione, uno svarione, e adesso pallone pericolosissimo. Mansour, ipnotizzato dal bravissimo Furnari. Mansour, l'italo marocchino Mansour, il numero 10, lanciato a rete. Siamo da Pavisic, si è trovato di fronte a Furnari, ma è stato bravo il portiere della Mazzarese a non piegarsi subito, ha atteso fino all'ultimo e poi ha intercettato distendendosi il pallone appunto di Mansour. Quindi diciamo la prima grande azione, grande occasione della partita capita certamente sui piedi di Mansour, quindi per l'Akragas. Adesso ancora l'Akragas in avanti, questa volta è fallo di sfondamento, ha visto bene l'arbitro, è un fallo di sfondamento. Il giocatore dell'Akragas si è buttato, ha messo le mani in avanti buttandosi contro, e Mistretta ha toccato. Mistretta ha toccato, l'arbitro fischia calcio di punizione, riprenderà con il solito secum. Ricordiamo circa un minuto e mezzo fa l'occasione, la grande occasione per gli ospiti, per l'Akragas. Mansour lanciato a rete, si è trovato di fronte a Furnari, adesso un po' di nervosismo in campo e adesso perde il pallone la Mazzarese. Bisogna stare attenti perché insomma diversi errori da una parte e dall'altra, certamente. Comunque ricordavamo l'azione gol per l'Akragas, che si è svegliata insomma, visto che la Mazzarese negli ultimi minuti si era portata in avanti anche rendendosi pericolosa, poi questa azione di Mansour che però è stata ben neutralizzata dall'uscita di Furnari, che dimostra ancora di essere un portiere davvero talentuoso, insomma, seppur giovane. Furnari, insomma, è stata azzeccatissima la scelta. Adesso ancora è fallo, è un fallo anche questo nei confronti di Jammet. Vediamo l'arbitro che va a richiamare il giocatore dell'Akragas, troppo irruente. Bisogna stare anche un po' attenti anche da quell'altra fascia, perché insomma l'Akragas è una squadra pericolosa, bisogna tenere palla, giocarla. Furnari alla rimessa, al calcio di punizione di Furnari. Pallone troppo lungo però per Galfano e il pallone si spegne lì. Abbiamo superato il 20esimo, quando stiamo sullo 0-0 qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Akragas, incontro valevole, ricordiamo, per la nona giornata del campionato di eccellenza, girone A Sicilia. Dicevamo anche di un nutrito gruppo di tifosi provenienti da Agrigento per seguire la propria squadra, prima in classifica. Ancora Mistretta, toccato ancora una volta Mistretta, fantasista della Mazzarese, insomma, è oggetto delle attenzioni, particolarmente oggetto delle attenzioni sia dei centrocampisti che dei difensori dell'Akragas. Insomma, è un giocatore pericoloso, lo ha dimostrato. E ancora una volta sul pallone Sekum, vediamo che tipo di traiettoria. Pallone in avanti, Sekum, pallone lento, tagliato e poi anticipato, fallo di Lupo, che viene ammonito. Lupo ha toccato un giocatore dell'Akragas,
che stava ripartendo, l'arbitro ha visto tutto e ha ammonito il numero 7, il centrocampista della Mazzarese, Lupo, è stato ammonito. Insomma, l'arbitro ha ravvisato questa irregolarità da parte di Lupo, che non ha consentito la ripartenza dell'Akragas. Adesso è Chianetta che si lamenta con l'arbitro, con Zangara, riprende l'Akragas. Pallone per Elezas, il portiere. Elezai. Cipolla tenta il numero 7, il numero 7 Semensin, che adesso vedete c'è stato Terranova ha optato un cambio di, per quanto riguarda sulle fasce, insomma ha invertito Semensin, adesso gioca da questa parte, quindi attaccando da sinistra, gioca appunto sulla parte fascia sinistra, mentre Mansur è andato all'altra parte. Probabilmente vuole sfruttare l'argentino sulla fascia sinistra, quella occupata da Russo e da Benivegna. Lupo, fallo su Lupo. Lupo sul pallone. Pallone indietro per Benivegna. Pallone in avanti. Caccetta. Intercetta e fa ripartire lo Garufo. Pallone a Lejai. Elezai. Benivegna anticipa Semensin e poi colpo di testa all'indietro per Elezai. Ancora pubblico che rumoreggia. Semensin, Baio, Garufo. Garufo ancora, Cipolla, Garufo, Mansur, ecco Mansur, Mansur pallone al centro per Benivegna, spazza come può ed evita ulteriori pericoli alla difesa del giallorossa. Quando abbiamo superato il 25esimo minuto, cari telespettatori, 0-0, ripetiamo, qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Akragas, big match della nona giornata del campionato di eccellenza. Akragas rimessa laterale, palla che infiltra perché insomma la difesa giallorossa adesso testa, si è visto poco, però insomma adesso il giovane Russo, bravo Russo, pallone in avanti, va a cercare Mistretta, però pallone lungo, però insomma bravo il giovane Russo che ha ricevuto il pallone da testa, ha cercato subito di servire Mistretta. Pallone leggermente lungo, si riprenderà con una rimessa laterale per la squadra biancoceleste dell'Akragas. Adesso la Mazzarese ha riconquistato il pallone, pallone indietro Secum, il capitano, pallone in testa anticipato, però Mansur e ancora il portiere dell'Akragas Elezai. La partita negli ultimi minuti si è di nuovo ravvivata. Baio, pallone indietro Barrera, l'argentino Barrera, Locascio,
Garufo cerca un compagno, vediamo. La Mazzarese sta tenendo il campo, coprendo diverse parti del campo. Benivegna, anticipo, bene. E ancora fallo di Mistretta, ovviamente senza malizia, insomma, il stocco di Mistretta. Vizzini per Semensin, Caccetta, Garufo, pallone in avanti per Pavisic, pallone troppo corto però per Furnari, in avanti, ma è sempre l'Agragas a controllare. E poi ancora la Mazzarese con Lupo che difende il pallone alla sua maniera, inarcando la schiena. Bravissimo l'aggancio di bello l'aggancio di testa che costringe il fallo laterale l'avversario. Così la Mazzarese in avanti con un fallo laterale, appunto. Ancora Mistretta, pallone però che finisce fuori, deviato dall'Agragas. Secum, pallone corto per Lupo, si porta il pallone ma viene affrontato da giocatore Vizzini. Adesso l'Agragas pericolosamente in avanti. Attenzione, non riesce però, bravissimo Galfano. E ancora l'Agragas, anche qualche tocco di classe, insomma, sta vedendo anche fra la Mazzarese, vedi anche Mistretta soprattutto. Adesso Semensin, pallone in avanti, cross, Burnari capisce tutto e si tuffa e toglie il pericolo. Ancora Benivegna guarda la situazione in campo dei compagni, sta cercando appunto, preferisce per Galfano, aggancia Galfano, uno dei migliori certamente la Mazzarese in questo primo scorcio della stagione. Secum, Jamais, che insomma Jamais ricordiamo che da qualche partita stabilmente titolare, anche per non perfette condizioni di Baiata. Ancora la Mazzarese in avanti, l'Agragas cerca di uscire, non lo fa. Adesso un fallo di Mistretta ai danni di Locascio. Pallone in avanti per Mansur indietro, Caccetta, Barrera, Vizzini, Garufo, pallone in avanti per Semensin. Sì. E gol ha segnato Pavisic, una deviazione di Pavisic su un tiro di l'argentino Pavisic. Ha segnato al 31esimo Pavisic, fortunosa la deviazione di Pavisic che si è trovato sulla traiettoria del pallone calciato da un compagno. Furnari probabilmente avrebbe preso quel pallone, però Pavisic si trovava sulla traiettoria, era in posizione regolare e ha deviato in rete. Si trovava al di qua dei difensori delle giallorossi, quindi quando stiamo al 31esimo è cambiato il punteggio qui allo stadio Nino Vaccara. Mazzarese 0, Agragas 1, ha segnato Pavisic, l'argentino Pavisic, una deviazione. Adesso la Mazzarese è in avanti, sfortunato insomma
la Mazzarese, perché insomma il tiro crediamo forse di Garufo, ma poi cercheremo ovviamente conferme. Ha trovato nella traiettoria Pavisic, che era in posizione regolare, ricordiamo, perché si trovava al di qua dei difensori del giallorossi, almeno dell'ultimo difensore giallorosso in linea, e quindi è riuscito a deviare di quel tanto da mettere, diciamo, da non non permettere a Garuf, allo stesso Furnari, di intervenire, anche perché Furnari si era già tuffato prevedendo il tiro di crediamo Garufo. Adesso cercheremo maggiori conferme, però insomma, quando siamo al 32esimo, quasi 33, il risultato è cambiato. 0-1 qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Agragas, in virtù del gol del cannoniere Pavisic, l'argentino Pavisic. Adesso un fallo. Una partita che insomma ha vissuto di vari capovolgimenti di fronte. C'è stato un momento che la Mazzarese certamente ha pressato l'Agragas anche insomma in maniera pericolosa. Ricordiamo anche una disattenzione della difesa, che per poco non ne approfittano gli stessi attaccanti della Mazzarese. Poi insomma qualche traversone pericoloso di Secum, anche di Mistretta. E poi l'Agragas che è venuta fuori negli ultimi minuti, trovando questo gol che insomma conferma ancora una volta la pericolosità dell'Agragas in avanti, una squadra anche abbastanza cinica. Garufo guarda il pallone, guarda Semenzin, però di testa Benimegna anticipa, spazza ancora Russo, e la rimessa laterale per la Mazzarese, che si riporta in avanti con Mistretta. Mistretta testa in avanti, cercano un compagno, vediamo, c'è Giordano dall'altra parte, pallone per testa, testa in avanti per Secum, il capitano vede entrare Galfano, anticipato, e riparte Mansur per l'Agragas che insomma esce bene, contropiede, ancora l'Agragas. Mansur è stato autore dell'occasione, ha avuto a disposizione un'occasione gol prima del gol, ma insomma intorno al 17esimo per gli ospiti. Però è stato lì bravissimo Furnari, che non si è buttato prima, ma ha aspettato fino alla fine e poi ha intercettato il pallone di Mansur. Ancora Caccetta tenta di cambiare verso Vizzini, tenta un tiro ma non lo fa. Adesso palla a Semenzin, allontanato Semenzin regolarmente da Benimegna, di spalla insomma. È stato proprio lo stesso Semenzin in occasione del gol dell'Agragas a portare il pallone in aria e poi servire un compagno, che crediamo Garufo, per il tiro, che poi è stato deviato a rete da Pavisic. Quando stiamo al 35esimo, 0-1 Mazzarese Agragas. Si fanno sentire i tifosi dell'Agragas venuti qui a Mazara del Vallo per seguire la propria squadra. Adesso ancora Mansur, pallone in avanti per Semenzin che non aggancia. Pericoloso Mansur, ma bisogna stare attenti, perché l'Agragas negli ultimi minuti ha trovato diversi spazi, soprattutto sulla fascia destra, per attacca ovviamente, per chi attacca ovviamente, con Mansur diversi spazi per portare azioni pericolose nell'area giallorossa. Adesso sembra che la Mazzarese abbia accusato un po' il colpo, ma sta cercando chiarire un po' le idee la squadra di Chianetta e ripartire. Adesso Russo, uno dei migliori certamente della Mazzarese, bravo il cross, insomma un po' troppo sul portiere, però questo giovane certamente
Russo, 2004 merita certamente un plauso per lo spirito di abnegazione, insomma, probabilmente è il più giovane in campo, ma sta facendo una bella partita, e facendo appunto l'esterno, come esterno, insomma, sta coprendo bene la fascia di sua competenza. Adesso la Mazzarese sempre a centrocampo con Giordano, bene Giordano, bravo Giordano nell'eludere delle maglie biancocelesti, pallone per Mistretta, pallone velenosissimo, e Elezai riesce con difficoltà a deviare, insomma un pallone di Mistretta molto velenoso, insomma forse una deviazione ma non sappiamo, comunque il pallone di Mistretta è stato bravissimo a girare subito, quindi quando siamo al quasi 38esimo registriamo, quindi al 37esimo registriamo una occasione per la Mazzarese su un tiro da fuori di Mistretta deviato da Elezai. Secum, pallone indietro per Benivegna, deve stare attento perché è aggredito da Pavisic. Benivegna, buon pallone in avanti, anticipano però gli ospiti. Caccetta, Semenzin, si passano un po' il pallone così anche con le mani per non perdere qualche secondo. Adesso ancora Galfano, bravo Galfano, pallone in aria, buono l'aggancio di Mistretta ma viene chiuso da Baio, meglio da Locascio, e poi sempre la Mazzarese in avanti in questo momento. Adesso Giordano ancora per Lupo è scivolata, e pallone per Caccetta, viene anticipato da Benivegna, anche il giovane Benivegna sta facendo una bella partita. Diciamo che la fascia esterna qui di destra della Mazzarese si sta difendendo molto bene, Benivegna e il giovane russo. Adesso testa, pallone in avanti, e pallone che per poco non sorprende Elezai, testa, si gira da distanza e da posizione anche abbastanza inusuale, tenta questo tiro e per poco non, quando siamo quasi al 40esimo la Mazzarese non perviene al pareggio. Adesso calcio d'angolo a seguito appunto della respinta di Elezai, seguiamo questo calcio d'angolo battuto sempre da Secum, pallone in avanti allontanato da un difensore della difesa dell'Agragas. Adesso a difendere il pallone Galfano, pallone indietro per Capitan Giardina, Galfano in avanti, aggancia e cerca di ripartire l'Agragas, pallone lungo per Semenzin, però il pallone viene ben giocato dalla Mazzarese con Furnari, lungo per testa, troppo lungo, e il pallone arriva appunto al collega Elezai, portiere dell'Agragas, che ha salvato a nostro modo di vedere in due occasioni, certamente nell'ultima occasione di testa che insomma temibile perché probabilmente non se lo aspettava, testa ha girato benissimo. Adesso c'è qualche problema a centrocampo per Vito Lupo, vediamo il numero 7 della Mazzarese è per terra, arriva lo staff e arriva il classico cooling break prima della fine di questo primo tempo, che ricordiamo sta conducendo l'Agragas 1-0 in virtù del gol segnato al 31esimo da Pavisic, dall'argentino Pavisic,
Adesso vediamo Vito Lupo accompagnato dallo staff sanitario della Mazzarese ai bordi del campo. Vediamo se c'è qualche problema. Entra in campo, sembra tutto a posto, vediamo, manca pochissimo, 2 minuti alla chiusura del primo tempo più eventuale recupero. Adesso un altro pallone in campo, si riprenderà con una rimessa laterale per l'Agragas, lo cascio Garufo, pallone in avanti, è un tiro che però insomma trova pronto Furnari, anche l'Agragas ha avuto un'occasione simile a quella di Testa, un tiro però forte quello di Garufo, e ha dovuto fare gli straordinari Furnari per evitare il 2-0. In avanti Giordano, pallone rimane lì, adesso l'Agragas, pallone in avanti per Semenzin, tenta di servire Pavisic, non riesce, e allora è Sekum, Jammet, Galfano, Jammet, ancora Jammet. Pallone per Mistretta, a fianco a lui giovane Lupo, Mistretta si gira, pallone per Lupo, sembra essersi ripreso, vediamo, pallone per Benivegna, pericoloso questo pallone laterale per Jammet guarda un compagno, pallone in profondità, Testa, per non trova un compagno e riparte l'Agragas. Cerca di ripartire con centravanti Pavisic. Adesso Giordano, pallone buono in avanti per il giovane russo che stoppa e in avanti, bravissimo. In fretta, a botta sicura, Testa, ma è l'Agragas che riesce a respingere. Bella azione comunque della Mazzarese che prova davvero a reagire, una bella reazione della Mazzarese, pallone lungo per Russo, poi Russo aggancia, rovescia in aria e da lì poi pallone di nuovo per Mistretta, appoggio e un tiro tentato da Testa che però viene respinto da un difensore dell'Agragas, si salva quindi la squadra ospite. Quando siamo già 45esimo oltrepassato, veniamo, l'arbitro avrà dato qualche minuto di recupero, ma onestamente non si è perso tantissimo, quindi non ci sono stati neanche cambi ancora, quindi parte qualche minuto per i soccorsi a Lupo. Adesso pallone in avanti, ben anticipato Russo stavolta, adesso Baio tenta di venire in avanti, è ancora là, l'arbitro fischia adesso la fine del primo tempo su questa azione pericolosa dell'Agragas e quindi si va tutti a riposo, ricordiamo col risultato di Mazzarese 0 Agragas 1 in virtù del gol al 31esimo di Pavisic. Cari sportivi mazzaresi e non, ben ritornati per questo secondo tempo qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Agragas. Risultato, ricordiamo, adesso partiti per il secondo tempo, risultato fissato sull'1-0 per gli ospiti in virtù del gol al 31esimo di Pavisic.
Guardiamo un po', diamo uno sguardo alle squadre in campo, crediamo che non ci siano state sostituzioni in entrambe le formazioni e da parte dei due tecnici bisogna dire anche che al termine del primo tempo verso gli spogliatoi, insomma nella strada per gli spogliatoi è stato ammonito il... Adesso stiamo attenti, un Semenzin blocca Furnari. Dicevamo, è stato ammonito l'allenatore della Mazzarese Ignazio Chianetta, probabilmente avrà detto qualcosa all'arbitro, insomma, in merito alla conduzione della partita. Questo appunto per la cronaca, per dovere di cronaca riportiamo questa notizia, insomma l'ammonizione di Chianetta dell'allenatore della Mazzarese al termine del primo tempo. Adesso è l'Agragas con Elesai. Abbiamo imparato il suo nome grazie anche al collega qui di Agrigento che è qui vicino, insomma Elesai, quindi con la lunga finale. Adesso si riprende con la Mazzarese che viene in avanti, la Mazzarese che ha avuto anche delle occasioni per prima dello 0-0 per portarsi in avanti, però insomma ha controllato bene l'Agragas e poi dopo ricordiamo con Testa che ha tentato con un tiro abbastanza velenoso, però respinto lateralmente, insomma respinto da Elesai, e poi alla fine anche la stessa Agragas con Semenzin, il cui tiro quasi dalla bandierina è stato intercettato quasi sulla linea dal bravissimo Furnari, che ha respinto evitando il 2-0. Ricordiamo che la prima occasione della partita è arrivata però al 17esimo del primo tempo con l'italo marocchino Mansour dell'Agragas, che si è presentato da solo di fronte a Furnari, ma il portiere della Mazzarese ha ben neutralizzato il tentativo dell'attaccante dell'Agragas. Adesso calcio di d'angolo per la Mazzarese, vediamo Lupo che insomma va a battere lui, pallone per il 17 russo, pallone Sbilenko, e adesso attenzione perché c'è il rischio che adesso è ancora l'Agragas, ma Giordano ancora avanti, Giordano, pallone in avanti per gol, Benivegna, quando siamo al terzo, Benivegna. Ristabilita la parità all'inizio del secondo tempo, bello scambio Giordano che ha preso un pallone in aria e poi ha servito a Benivegna, che è stato lestissimo a battere Elesai e a ristabilire il pareggio. Bravissimo Benivegna. Prima un tentativo dell'Agragas di partire in contropiede, è stato però evitato dallo stesso Giordano, che poi dopo uno scambio ha servito Benivegna, che si è inserito fra le linee difensori dell'Agragas e ha battuto il portiere Elesai con un tocco morbido. Quindi 1-1, è cambiato il risultato al terzo minuto qui allo stadio Nino Vaccara. La Mazzarese ha pareggiato, quindi 1-1, ha pareggiato il gol del primo tempo dell'Agragas, gol di Pavisic con il gol di Benivegna. E adesso chissà, la partita si infiamma ancora di più, va in avanti Jamais con Mansour. Giardina, pallone in avanti per Mistretta, controlla il pallone Mistretta. Calcio di punizione per
Lupo, Giardina, Benivegna, l'autore del gol, al terzo, Lupo, Galfano, Lupo, Lupo, cambia, tenta il cambio testa, adesso fallo di Russo sulla ripartenza dell'Agragas, ma l'arbitro dice che bisogna riprendere dal punto dove è avvenuto il fallo. Jamè, bravissimo Jamè. Bravo Jamè a portarsi ancora in avanti, molto bravo. E poi un bel passaggio di testa per Galfano, pallone, ma troppo lungo questo pallone. Bisognava probabilmente calibrarlo meglio. Comunque l'azione molto bella con Jamè, Galfano. E adesso la Mazzarese, dopo aver raggiunto il pareggio, Lupo. Buon pallone per Secum, anzi Giordano, pallone in avanti ma non viene intercettato nessun compagno. Poi Benivegna che insomma si sta davvero, e fallo su Russo. Benivegna crediamo che sia stato il migliore finora della Mazzarese, senza ovviamente togliere nulla agli altri, ma certamente il numero... numero 2 della formazione giallorossa, oggi in maglia però nera, insomma si è ben dispiegato. Adesso pericoloso il contropiede dell'Agragas con Pavicic, pallone per Mansur, pallone Mansur deviato probabilmente, vediamo, no, non è stato deviato, però un gran tiro di Mansur che sorvola di pochissimo la traversa. Pensavamo che Furnari avesse deviato quel pallone, l'arbitro non è stato di questo avviso, però insomma resta bellissimo il gesto di tecnico di Mansur. Pensavamo che Furnari avesse deviato il pallone, insomma un tiro forte, quindi quando siamo all'ottavo minuto registriamo un'occasione per l'Agragas che adesso torna in avanti pericolosamente. Pallone per, vediamo, Vizzini, pallone in avanti, Mansur, pallone pericolosissimo in aria ancora con Mansur, e bisogna stare attenti però perché l'Agragas adesso si è portata in avanti alla ricerca del vantaggio. Bisogna stare attento, qualche azione pericolosa da parte dell'Agragas. Pericolo, c'è stato qualche pericolo nella difesa giallorossa, fortunatamente, insomma. E adesso vediamo Secum, pallone per Mistretta che tocca fallosamente. Cipolla si riprenderà con una punizione battuta dallo stesso portiere Esai, pallone in avanti a cercare il centravanti Pavicic, anticipato da Jamè, adesso Galfano, buona anche la sua prova avanti per lungo, però un po' lungo per Mistretta, Semenzin,
Fallo su Semenzi da parte di Russo, riprende l'Agragas, pallone per Garufo, però Garufo insomma forse chiedeva troppo. Adesso un fallo del numero 2, Locascio. Si scaldano gli animi in tribuna, una tribuna insomma abbastanza piena. Adesso calcio di punizione, quindi si riprende con pallone però respinto da Mansur, messo in fallo laterale quando siamo all'11esimo. Ricordiamo il punteggio qui allo stadio di Novaccara: Mazzarese 1 e Agragas 1. Ricordiamo il gol del pareggio della Mazzarese al terzo di questo secondo tempo con Benivegna, che ha pareggiato il gol realizzato invece al primo tempo, al 31esimo, da Buono. Questo pallone in aria, e adesso esce l'Agragas. Bravissimo Benivegna, bravo anche nella fase difensiva, e poi fa partire il compagno Russo. Bravissimo Benivegna, davvero probabilmente, diciamo con molta convinzione, il migliore della Mazzarese in questa partita. Bravissimo. Annuisce anche il collega Agrigento, perché insomma Benivegna si sta distinguendo sia in fase difensiva ovviamente, ma poi ovviamente ricordiamo che è stato l'autore del bel gol che ha consentito alla Mazzarese di pareggiare l'incontro. Adesso in avanti l'Agragas. C'è sempre questo duello fra Semenzin e Benivegna. Ancora il Garufo, pallone in avanti per Semenzin, pallone alto, controlla bene ancora una volta Benivegna, e quindi si riprenderà con rimessa dal fondo affidata a Furnari, che ha già battuto per Jamais. Galfano, Benivegna, pallone in avanti a cercare testa, anticipato, e adesso Semenzin, sempre lui, pallone per Pavisic, attenzione, un po' di confusione, ma esce benissimo Giordano, palla al piede, bravo Giordano, è stato bravo anche in occasione del gol di Benivegna. Mistretta appoggia per testa, attende un compagno, fa passare il pallone fra le gambe, bravissimo. Adesso avanti Galfano, e però l'arbitro, il guardaline, ravvisa un'azione di fuorigioco. Comunque bella azione della Mazzarese con testa, che con un tacco ha fatto passare la palla fra le gambe di un giocatore avversario, e poi fornendo un assist per l'avvio di un contropiede. Adesso Mansur, Garufo, caccetta. Pallone sarà battuto a fallo laterale da Locascio. Locascio cerca di servire con le mani un compagno, di trovare un compagno libero, vediamo. Lo trova, cerca il centravanti Pavisic, ma viene anticipato, allora fallo. Gioco pericoloso, arbitro fischia l'ammonizione, fischia il fallo, e ammonito Mistretta, che ha tentato una sforbiciata colpendo un giocatore avversario, e quindi viene ammonito Mistretta quando siamo al 15esimo. Ricordiamo il risultato di 1-1 fra Mazzarese e Agragas qui allo stadio di Novaccara, incontro valevole per la nona giornata di campionato del girone A di Eccellenza. Vediamo un cambio, che Vitelli
probabilmente Terranova sta cambiando qualcosa, vediamo. Il numero 20 Vitelli e sta per uscire l'autore del gol, Pavicic. Quando siamo al quindicesimo entra Vitelli. Vitelli, un cambio probabilmente dettato da diciamo, probabilmente non sappiamo adesso perché forse Pavicic ha accusato qualche colpo. Ecco qui il collega però di Agrigento che ci sta aiutando anche nel capire un po' alcune dinamiche interne alla squadra agrigentina dell'Agragas. Ci dice che è un cambio che di solito questo viene fatto da mister Terranova, quindi esce Pavicic ed entra Vitelli, centravanti centrale con un altro centravanti centrale, quindi insomma nulla di, noi pensavamo insomma qualcosa, qualche problema. Pavicic non è così, è giocatore a centro a terra dell'Agragas in aria, ma niente di. Adesso Vito Lupo, buono il pallone di Lupo per Galfano. Galfano fa viaggiare testa, gli viene incontro Locascio e testa. Adesso la partita insomma è salita di ritmo, attenzione, le squadre si sono però, vediamo, un po' allungate e quindi siamo al 17, ma vediamo le squadre un po' allungate e insomma adesso Semenzin entra in aria, però il pallone viene respinto da Secum, pallone per Mistretta che però accusa un colpo, vediamo, proprio da solo, è caduto da solo insomma almeno questo sembra il... Mistretta appena toccato il pallone, probabilmente ha appoggiato il piede male, vediamo, ha appoggiato il piede male, quindi probabilmente ha chiesto subito un intervento, vediamo se interverranno i sanitari, ecco sono già intervenuti, quindi quindi adesso anche Chianetta sta preparando qualche cambio, pronto il numero, vediamo un po', è il numero 16, no scusate, il numero 21 di Giuseppe. Giuseppe probabilmente prenderà il posto di Mistretta. Di Giuseppe, ex Don Carlo Misilmeri, e arriva proprio adesso il cambio quando siamo al 18esimo, già scoccato. Mistretta non ci sta, probabilmente si è ripreso, però e adesso un altro cambio sempre per la Mazzarese, entra Giordano con Corso per Giordano, doppio cambio quindi doppio cambio per la Mazzarese, mister Chianetta, quindi esce Giordano, entra Corso ed esce Mistretta dopo un problema, ecco, però sembrava essersi ripreso, ma è entrato Di Giuseppe al suo posto, quindi già sono stati effettuati dei sono stati effettuati diversi cambi. Due cambi per la Mazzarese, un cambio per l'Agragas, ricordiamo. Vitelli è entrato al posto di Pavicic al quindicesimo e poi al diciottesimo i due cambi della Mazzarese. Benivegna, Giardina,
Noi vogliamo ricordare che, come abbiamo fatto già nel primo tempo, che l'incasso di questa partita, appunto per volontà della dirigenza della Mazzarese, della società, sarà devoluto al 59enne Mazzarese, che però risiede da anni fuori, Vito Bono, un cittadino che ha un grosso problema, insomma un problema di cecità, ha perso la vista, insomma, a causa di una malattia rara che però, insomma, necessita di un intervento abbastanza costoso. Da qui appunto l'appello a, per una raccolta fondi per far sì che questo intervento possa avvenire in Spagna, ricordiamo, e quindi il popolo della Mazzarese, ma diciamo la città di Mazara in generale, ha raccolto bene l'appello, e quindi questa partita è così. Insomma, abbiamo visto prima della partita, c'è stata anche la nipote dello stesso signor Bono che ha fatto un appello e ha ringraziato a nome dello stesso Bono. Pallone in avanti alla ricerca testa di un barco, ma e adesso è l'Agragas che tenta di portarsi in avanti, lo cascio, pallone che per poco non ingannava la difesa giallorossa, è passata fra le maglie della difesa giallorossa, e per poco il neo entrato Vitelli non ne approfittava, è stato bravo Furner a capire tutto e uscire. Adesso Jammè, bravissimo. Dalfano, Vito Lupo, buono il pallone percorso, corso per Russo, Russo punta l'uomo, cross di Russo, ancora Lupo, Dalfano, pallone al centro, Dalfano e Di Giuseppe di testa, però il pallone centrale, insomma, poteva certamente indirizzare meglio questo pallone di Giuseppe. Insomma, ha colpito di testa, ma abbastanza centrale, abbastanza lento. È stato, non ha avuto problemi Elesai per insomma bloccare il pallone. Adesso in avanti ancora la Mazzarese, pallone di testa toccato per da un difensore del biancoceleste per il portiere Elesai. Lo cascio, avanza. Pallone per Otto Carufo, poi Caccetta toccato da Di Giuseppe. E Giuseppe tenta appunto di agganciare un pallone, bravissimo Jammè, ed esce ancora una volta la Mazzarese con Lupo. Pallone per testa, vediamo, testa e intercetta, e ammonitolo, vediamo, no, lo cascio, dice all'arbitro che probabilmente pensava il pallone non fosse ancora terminato sul fondo lateralmente, e quindi ha spazzato. Da qui la posizione era evidente, comunque quando siamo al 24esimo minuto 1-1 fra Mazzarese e Agragas, ancora avanti la Mazzarese con Lupo, Dalfano, pallone deviato, calcio d'angolo, crediamo calcio d'angolo, sì, no, è rimessa laterale, lo cascio ancora e poi spazza. Adesso nuovamente il duello fra Semenzin e Benimeni. Stavolta Semenzin va via, campo lungo. Vediamo Semenzin per Mansur. Ribattuto Mansur da Secum. Aveva portato il pallone Semenzin fino dentro l'area, aveva fornito un buon pallone per Mansur,
che ancora una volta davanti alla porta di Furnari ha fallito un gol. Buono per la Mazzarese, insomma, grazie anche al recupero, crediamo, di Capitan Seccum. Però, insomma, opzione ancora pericoloso. Garufo, adesso è l'Agragas che tenta il pallone in avanti. Adesso l'Agragas che è tutta riversata in avanti alla ricerca del vantaggio. Ricordiamo che al 24esimo, ecco l'occasione ancora per Mansur. Occasione per l'Agragas, Mansur che però è stato fermato il suo tiro proprio quasi sulla linea da un difensore, o meglio crediamo che sia stato lo stesso Seccum, il capitano, a respingere in maniera, insomma, decisiva. Quando siamo al 26esimo minuto, ancora 1-1 qui allo stadio Nino Vaccara fra Mazzarese e Semenzin, non ha gancia. Insomma, l'Agragas sta dimostrando di essere una squadra abbastanza decisa. Adesso si è riversata in avanti alla ricerca del vantaggio, una squadra che è, insomma, costruita per vincere il campionato con giocatori. Adesso Jamais perde il pallone, Jamais, Vitelli, e fallisce il gol Vitelli. Mansur stavolta aveva fatto bene, probabilmente aveva atteso troppo, poteva concludere lui stesso e ha atteso che arrivasse Vitelli, ma sta di fatto che però la difesa giallorossa in questi minuti sta commettendo degli errori abbastanza grossolani. Ora, lasciando stare il valore dell'Agragas, che però ha fallito qualche occasione, però insomma non si può concedere così a una squadra, tanto a una squadra come l'Agragas, significa, insomma, prima o poi il gol lo prendi. Finora la Mazzarese è stata anche fortunata che gli attaccanti dell'Agragas non sono riusciti. Adesso Lupo per terra, bisogna stare molto attenti nelle uscite, nel far ripartire la squadra. Galfano, pallone fuori, fallo laterale per la Mazzarese quando siamo al 28esimo. Dicevamo, bisogna stare attenti a non concedere all'Agragas gli spazi, come è successo prima per Semenzin quando è entrato in aria. Attenzione, pericolo, la Mazzarese, il pallone rimane lì, nessuno riesce ad approfittare su questa indecisione di Elesai, nessuno riesce ad approfittare e bisogna anche essere pronti, lesti, perché non è che l'Agragas regala moltissimo, però ecco, bisogna saperne approfittare. Adesso di nuovo Semenzin, pallone verso Semenzin, ma viene anticipato ancora l'esterno argentino Garufo in avanti, forse pallone lungo, però abbiamo assistito anche a una disattenzione della difesa dell'Agragas. Ecco, sicuramente è una partita molto dispendiosa che le due squadre, insomma, si stanno affrontando, bisogna dire, qui conveniamo con il nostro collega da Agrigento, ma con gli altri colleghi, che è una partita che è stata affrontata tutte e due le squadre a viso aperto, insomma, certamente è stata anche non cattiva, diciamo, è stata una partita finora anche sì giocata a buon ritmi,
dura, combattuta, però senza cattiveria, bisogna dire la verità. Non ci sono state. Adesso Benevegna, forse il primo errore di Benevegna nel corso della partita, questo lo scriviamo, insomma, lo annotiamo, perché insomma questo fa notizia. Il giovane, il numero 2 della Mazzarese, certamente è stato uno dei migliori, se non proprio il migliore, della sua squadra, a parte autore anche del gol che insomma ha consentito alla Mazzarese di pareggiare all'inizio del secondo tempo, di questo secondo tempo, la partita. Pallone in aria, è Lupo a respingere, ancora una respinta, Furnari, porta vuota e salva Jammè, salva Jammè, salva Jammè. Occasione per l'Agragas, colpo di testa di Mansur su indecisione di Furnari, colpo di testa di Vitelli e poi Jammè, quando la palla si stava per varcare la linea di porta, ha messo in calcio d'angolo. Insomma, ancora un'altra occasione per gli ospiti. Palla in aria, mischia in aria e un colpo ricevuto da Benivegna, crediamo, vediamo, è lui per terra, Benivegna, l'arbitro vede tutto. Quando siamo al 32esimo, ricordiamo la partita sull'1-1 fra Mazzarese e Agragas qui allo stadio Nino Vaccara, incontro valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza. Ancora avanti l'Agragas con Mansur. Mansur si è mosso bene, però insomma certamente ha sulla coscienza, tra virgolette, qualche gol sprecato, insomma. Per l'Agragas, ricordiamo l'azione clamorosa al 17esimo del primo tempo e poi un tiro proprio davanti. Adesso il pubblico di casa della Mazzarese a sostenere la formazione di casa, appunto, considerato anche la difficoltà. Pallone in avanti, esce Furnari, bravissimo, con le dita a deviare in calcio d'angolo. Anche perché c'erano, vediamo, e no, è una, non è angolo, è una rimessa dal fondo. Pensavamo che fosse, ci fosse stato un tocco di Furnari, così non è stato. Bene per la Mazzarese, ovviamente, che può rifiatare. Quando siamo al 33esimo, Elesai e Furnari, scusate, Benivegna, pallone in avanti, Russo, buono il pallone per testa che però viene anticipato dai difensori dell'Agragas, che poi guadagnano un fallo laterale. Rimessa laterale, toccato Vitelli, centravanti, Vizzini, intercettato benissimo da Benivegna e poi Secum libera, attenzione, buono il pressing di Giuseppe. Adesso in avanti ancora l'Agragas tenta di buttare un pallone in avanti alla ricerca, anticipato bravissimo di Giuseppe in questa circostanza per testa, pallone in avanti, testa, ma non c'è nessuno dei suoi compagni. D'altronde di Giuseppe era stato lui a fornirgli il passaggio, quindi si trovava, diciamo, alle sue spalle, quindi non è riuscito subito a
guadagnare, e adesso anche un errore dell'Agragas. Attenzione, perché insomma bisogna approfittarne anche di questi errori. Lupo testa, l'Agragas ha speso molto in questo forcing finale. Adesso pallone per Galfano. Galfano mette un buon pallone, però insomma è troppo lungo, varca la linea. Adesso c'è un cambio nella Mazzarese. La Mazzarese testa, sostituisce testa, Davide Testa con Erbini. Ed entra il giovane Erbini per Davide Testa. Buona la partita di Davide Testa, difficile anche, insomma, ha avuto un avversario ostico quale appunto Locascio, però devo dire che Testa ben figurato, è stato autore anche di una, si è guadagnata anche un'occasione nel primo tempo su quel un tiro che per poco non sorprendeva Elesai, e poi un tentativo al volo che però è stato ribattuto dalla difesa. Adesso corso, pallone per Galfano per il neo entrato Erbini, che è un giocatore insomma molto dinamico. Scambia con Lupo in avanti, Lupo finisce a terra, chiede qualcosa all'arbitro, Locascio gli dice di rialzarsi. Ancora una decina di minuti, considerando anche il possibile recupero. Siamo al 37esimo, insomma, partita molto combattuta, però certamente insomma non cattiva. Due squadre che hanno puntato a guadagnarsi l'intera posta, ma ancora ci sono una decina di minuti, quindi vedremo. Adesso Erbini, pallone in fallo laterale, Locascio, Elesai, Secum, Galfano, Jamais, Secum, Galfano per Erbini, si gira Erbini, Galfano che adesso si è abbassato un po'. Ancora Secum, Galfano tenta un tacco, Lupo, Locascio, pallone indietro e arriva il fallo ai danni del numero 10 Mansur. Terranova, vediamo che sta da loro, l'altro argentino da loro, vediamo chi uscirà. Vediamo un numero. Numero 4. Vediamo Caccetta, entra da loro, quindi esce Caccetta ed entra al 39esimo, esce Caccetta, entra da loro. Nell'Agragas è uscito Caccetta, è entrato da loro. Si riprende con Cipolla, Baio. Pallone fuori, fallo laterale a favore del Mazzarese. Secum. Benivegna, pallone in avanti a cercare di Giuseppe, di testa spizzica per Barrera, non rischia e mette in fallo laterale. In avanti la Mazzarese. Jamais,
è stato autore di un prodigioso salvataggio sul colpo di testa di Vitelli in aria. Lacragas in avanti, e pallone toccato con la mano da un difensore, vediamo, da Giardina, ammonito il capitano del Mazzarese per questo fallo di mani. Adesso calcio di punizione per Lacragas, quando siamo quasi al 41esimo, sempre 1-1 allo stadio Nino Vaccara. Vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione. Calcio di punizione, vediamo. Pallone direttamente. Un tentativo, un tiro, però insomma certamente non ha impensierito lo stesso Furnari, che il pallone è terminato non di poco ai lati della porta. Adesso Menzin, pallone in avanti, non riesce ad agganciare Vitelli. Alfano per Secum perde il pallone, ma no, lo recupera ancora la difesa giallorossa. Benivegna, buono il pallone per Corso, entrato, ricordiamo, al posto di Giordano. Russo, Secum per Galfano. Ecco Erbini. Lupo chiede calcio di punizione, però insomma l'arbitro ha visto tutto. Un'altra sostituzione. Briones si sta preparando, altro argentino per Lacragas. Vediamo, esce il numero 7 Semenzin. Quindi quando siamo al 43esimo, Semenzin per Lacragas, e dentro Briones, altro argentino, quindi un cambio fra argentini. Nel frattempo insomma la visibilità adesso non è più quella inizio del secondo tempo. La partita adesso è un po' spezzettata, si aspetta che l'arbitro decreti anche i minuti di recupero. Crediamo che siano di più ovviamente in questo secondo tempo, considerate anche i cambi. Quattro minuti di recupero, pallone in avanti. Cercare di Giuseppe, lotta di Giuseppe, però controlla un buon pallone di Giuseppe, insomma si è fatto valere di Giuseppe in questo scorcio di partita giocata, anche se certamente poteva, ha avuto un'occasione su un colpo di testa che poteva giocare meglio. Adesso Mansur, Vitelli cerca un pallone per, però Mansur, e adesso vediamo, fallo laterale per Lacragas, Locascio con le mani,
probabilmente una rimessa lunga per Locascio. Pallone in avanti, cercare un compagno, pallone ancora che è in area di rigore, pericolosissimo, e poi un tiro, però insomma niente di preoccupante per Furnari, che si appresta alla rimessa dal fondo quando è scaduto il 45esimo e siamo entrati nei 4 minuti di recupero, quando il risultato, ricordiamo, è Mazzarese 1 Acragas 1 qui allo stadio Nino Vaccara. Ricordiamo che la Mazzarese in settimana, mercoledì 9 novembre, è chiamata a un difficile incontro in Coppa Italia, per i quarti di Coppa Italia a Misilmeri, quindi incontro esterno, il ritorno della partita giocata qui allo stadio Novaccara, che però ha visto gli ospiti biancorossi di Misilmeri prevalere per 1-0, quindi la Mazzarese sarà chiamata a un difficile impegno, insomma, per passare il turno deve ribaltare segnando più gol, quindi c'è anche questo altro impegno per la Mazzarese. Ricordiamo che Acragas e Mazzarese sono due squadre, forse le due uniche squadre imbattute di questo campionato. Troveremo conferma, vediamo un po', forse anche il Misilmeri tra le squadre imbattute. Certamente impressiona però a livello statistico la differenza a reti dell'Acragas, prima ovviamente di questa partita l'Acragas aveva segnato 23 reti e ne ha subito soltanto una, oggi ha subito la seconda rete di Benivegna. Rimane invariata la differenza reti di 22 più 22. Comunque siamo quasi al 48esimo, ancora un minuto, pallone in avanti, Benivegna tenta una battuta e poi ancora pallone in fallo laterale, finisce in avanti la Mazzarese, l'Acragas che esce, pallone ancora da loro, viene anticipato da loro, altro anticipo degli avversari, Jammè, Giardina, Benivegna, Russo e poi pallone in avanti a cercare, attenzione, e Jammè che anticipa Vitelli, che però insomma ricorre al fallo e quindi viene giustamente ammonito, e crediamo che su questa azione l'arbitro il signor Zangara, Rosario Zangara di Palermo, possa decretare la fine delle ostilità, già scaduti i 4 minuti di recupero. Vedete anche i tifosi provenienti da Agrigento, alcuni supporter. L'arbitro proprio in questo istante decreta la fine delle ostilità, quindi finisce 1-1 Mazzarese Acragas, valevole per la nona giornata del campionato di eccellenza. Si salutano le due squadre, è stata una partita combattuta, bella in certi tratti, è una partita insomma molto combattuta, sì, però è stata una partita leale, non cattiva, un bell'incontro,
la posta in palio era davvero alta e finisce 1-1. Ricordiamo i gol. Ha segnato al primo tempo, è andato in vantaggio l'Agragas al 31esimo con la centravanti Pavicic e poi il pareggio al terzo minuto del secondo tempo da parte di Benivegna, terzino della Mazzarese. 1-1 quindi fra Mazzarese e Agragas. A tutti voi buon proseguimento, cari sportivi mazzaresi e nostri.